E' Maniac, bentornati live from Palazzetto Tacca. Yes! Uh... Oggi, per la quarta giornata della Serie A beretta maschile sul mitico terreno del Palatacca, un nome altisonante dal blasone e dal palmarès strepitoso, vale a dire l'SSV Bozen. Io inizio a ringraziare subito la creupia che vi dimentico. Quindi sì, sì, alla certo. telecamera abbiamo il mitico Davide Cenci, Davidone, alla consola, l'altrettanto mitico Davide Bianchi, Davidino. E qua in voce a raccontarvi le azioni e le emozioni di questa partita. Il buon Cassio Peti e Luca Basile, quello che vi parlava era Luca Basile. Vi saluto. Ciao, a proposito di Bolzano, vi ricordo che. Quando giocavo io contro il Bolzano si giocava all'aperto eh, e mi sono insaccato questo dito qua, l'anulare della mano destra e c'era un certo come si dice non giocavi ancora massaggiatore. a palla Castainer. No, lo si era ancora all'aperto, si giocava ancora all'aperto sul catramone nero, sì, mi ricordo e mi si è insaccato l'ultima falange del dito destro, l'ho aggiustato con uno steccolino di un ghiacciolo. <ride> e per riuscire a continuare Molto a giocare, spartano. altri tempi, altri tempi. Bene, Mentre le squadre stanno per prepararsi ed entrare in campo guidati dalla coppia arbitrale Riello Panetta per la precisione Stefano Riello e Nicolo Panetta, andiamo a leggervi le altre partite di questa quarta giornata. Leggi leggi. Che ha visto alle ore 16 il Raymond Sassari battere il Carpi 28-19 mm -hmm. alle 18.30 insieme a Cassano Bozen inizieranno anche Team Network Arbatro Trieste. Alle ore 19 prenderà via Brixen, Conversano, Junor Fasano, Pressano e anche Alperia Merano spara il Repnan. Una classifica che vede dopo tre giornate. Abbiamo il Sassari, ovviamente con la partita di oggi si è portata subito a 4. Poi abbiamo Conversano e Fasano a 6. Brixen e Merano e Eppan 4. Pressano, Bozen 3, Secchia Rubera 2, Trieste, Cassano, Albatro e Carpi, ancora quota 0. Quindi abbiamo un Bozen a tre punti ed sì. un Cassano a zero. Cassano ancora a secco dopo tre partite, però in queste tre partite abbiamo incontrato belle... Oversano ah, e, e Sassari in trasferta Brixen in casa, quindi... Le, le tre pretendenti allo scudetto, abbiamo incontrate Pontevia prima tre, ci siamo tolte dalle scatole. Adesso, adesso cominciamo fatto. a giocare anche noi. Si spera già oggi già di riuscire oggi a fare il no, risultato. No, no, il Bolzano non è più lo squadrone degli Infatti, anni passati. Sì, però, tanti giovani. da qui a dire che è una squadra debole, eh, eh, ne aspetterei eh, un altro. Bisogna stare attenti. Comunque... Infatti, volevo sottolineare, vediamo un po': Cassano, Bolzano. Vedo un bel Turcovic, intanto, così per. Per non scherzare, Luca, Udovcic. Udovicic e poi abbiamo lo Sporcic, va bene. Insomma, Ovviamente molto... Mario Sporcic ha peso definitivamente le scarpette al chiodo, quindi non ricopre più la doppia veste di Ufficiale giocatore e allenatore, ma guiderà i suoi ragazzi dalla panchina. Questo ha significare la, la, la svolta che c'è stata nella formazione altoatesina quindi Mario definitivamente eh, alla guida tecnica lo vedo l'ho riconosciuto adesso in panchina con i pantaloni neri e lui effettivamente parte 0-0 anche questo sembra Luca. tutto pronto primo possesso palla ci sembra di capire che sarà per il Castano Cassano, con alla la cosuetta divisa amaranto in versione dark quindi quella con gli inserti neri primo possesso palla dei nostri ragazzi che attaccheranno dalla Sinistra a destra sui vostri teleschermi. Vedo un decio saltare dall'ala destra, anche forse riduci dai gol che sì, ha fatto. Eh, buona prestazione. 5 a gol. Ho letto qualcosa. A, Sassari, qui. a ah, Conversano. A Conversano. Ottimo il suo abbrivio del match e quindi viene premiato con la presenza in campo. Rooster che si completa con Bassanese all'ala sinistra. Poi Simone Labruna, terzino sinistro. Federico Mazza, è centrale. Poi si invertirà di ruolo tranquillamente con Milanovic in questo primo attacco a terzino destro. Giacomo Decio, appunto, all'ala destra. Pivot Dorio. Tre pali. Questo inizio. Vediamo Moncertino. Moncia Risponde. Che entra. Bolzano con Ermone si importa. Poi andremo a vedere nell'attacco i ruoli dei vari giocatori. Ah, pallale, bravo. Difficoltoso, poi riesce a recuperare il pallone, Federico Mazza realizza la prima rete del match. Bellissimo questo taglio di Mazza che è riuscito a deludere il difensore che ha dovuto, potuto solo toccarlo, lui ha capito, palleggio e si è trovato sui 6 metri. Palla bassa 1-0 Cassano. Bozzano risponde con Turcovic, capitano centrale. Terzino sinistro l'Acadis il greco. Con numero 9 invece l'ala sinistra Filippo Pasini. Eh, All'ala destra vediamo ovviamente Martin Sonnerer. E terzino destro, credo che sia con il numero. Eh... Che vedremo con la barba e decideremo solo vivendo. Doppio pivot. Ecco che sale. Ecco bravissimo Mazza che riesce a intercettare. Eccolo qua. Numero 20 quindi bravo, bravo, di Jonas Mattà. Davidone dovrebbe essere Gricic. Il nuovo acquisto di questa stagione ci risolve per Davidone da... alla difesa c'è da dire qualcosa. Attenzione, sì, un, una, verbale, un warning ai difensori e Il pivot, attenzione, mm. Matà uno contro uno, scarica per Tucovic. Non c'è spazio. Deve cercare ancora un pivot. Ma viene fermato. Ecco, secondo pivo adesso ritorna all'ala, si riparte con un pivo solo e ovviamente si ricostruisce l'azione. Tra un po' potrebbe anche essere passivo. Sì, infatti, infatti eccolo qua. Chiamata <ride> dell'arbitro Turcovic cerca l'uno contro uno, ma fa buona guardia Usman Kaber. Ricordiamo che generalmente viene utilizzato come cambio attacco e difesa. Eh sì, si sapeva che Vediamo tirava lui. Al posto di La Bruna c'è cioè un cambio attacco e di difesa tra La Bruna e Usman Caber. Quindi ancora 1-0. Vedo il Davidino un po' agitato, continua a far girare Fogli. Ecco Decio. Di fatto per Il primo attacco del Cassano. Mazza adesso scarica a sinistra parte, vediamo il terzino che taglia verso il centro, pivot che esce uno schema di partenza, vedete Milanovic sempre fermo, ma scarica bravissimo, due gol di Mazza parte subito il Bolzano scarica pivot, viene intercettato ancora Mazza e lancia il contropiede, ha fatto tutto lui tutto Mazza ha fatto paratone su Decio mannaggia Decione che Pizzone, paratone Bozzano, che si è già fatto da fare parte? Palla Sonnerer da eh, quella right, posizione, non può non sbagliare sbaglio. Martin Sonnerer. Tu hai detto che ci importa Hermones? Hermones, sì, sì Pedro Io gli, da, gli devo eh, già sì. una bella crociona, paratona su Decio. Se l'è eh. meritata perché sì. grande parata sul contropiede. Decio aveva solo sui 6 metri, stato lì a limare, guarda il portiere e poi se l'è fatta parare. 2-1 ritmi per ora tranquilli c'è stato solo quel contropiede su quella palla recuperata da Mazza poi sprecata da Decio e il riversamento di fonte con il Bolzano che ha scaricato la palla in mani sicure quelle di Martin Sonner alla destra mancina che non ha perdonato si ricordavamo se segnava Decio era 3-0 comunque vediamo ancora Ovviamente Sasha è uno che serve il pivot, quindi stanno attenti, Mazza sca ancora, eh, eh, scarica male, grande la recupero Sasha, però di Sascha. Vediamo, la chiamata passivo, passivo. Esatto, passivo. Sì, sì, quindi deve arrivare a tiro, vediamo se sarà la Bruna, tenta di scaricare a Dorio, viene bravo, fermato bravo. in maniera pallosa. rimaniamo in attacco, ma rimangono tre passaggi, due con questo, uno, deve tirare Mazza, non ha altra scelta, viene murato, eh. poi prende la palla Bassanese, eh però a questo punto ancora Mazza ha fatto tutto lui ha due gol un intercetto in difesa un contropiede e due errori che è stato contratto due tiri cambio eccolo lì Panion traversa, traversa. Ancora di solo Matà, sui sei credo. seconda fase è rimasto indietro Sascha scaricone Matà. vediamo se ne bellissimo scarica a sinistra c'è il Davidino Con che applaude Caberra, che credo sia la, prima, la sua prima rete perché viene utilizzato Normalmente solo per la fase difensiva, ma ovviamente sulla seconda fase. Eh, piede piede, scaricato allora, male il pallone. di Bolzano aveva superiorità sinistra. Caber. Ovviamente la prima rete in Serie A. Non mi ricordo che l'altra partita abbia segnato quantomeno un Anch attacco. Anch'io non mi ricordo forse che fosse di sicuro. Non so se ha avuto modo di esatto, segnare in, in trasferta. Comunque, bello scaricone della, sul doppio pivot di Caber, benissimo. Molto bello, mi è piaciuto. Che sanno che comunque ha cominciato questo match come ha chiesto Coach coach Di massima concentrazione, massima determinazione su ogni pallone. Ha detto ogni pallone oro. Testuali parole del coach. Eccolo! Bella questa palla. Eh per Siri, sì, lo sappiamo che lui serve il pivot. Lo sappiamo che Sasha serve il pivot. E eh, stavolta non riesce a servire il pivot della. Bolzano quindi uno scarico sbagliato sull'ala e uno scarico sbagliato sul pivot, 2 azioni del Cassano 4-1 bella Luca dicevamo Cassano che è riuscito finalmente a partire con il piglio giusto ora però anche, anche questo l'ha detto Davide bisogna mantenere questo livello per 60 minuti, non basta nei primi 40 no. ma bisogna arrivare al triplice fischio poi due errori del Bolzano perché uno scarico l'ala, uno scarico il pivot Oltre un tiro parato, anche ancora Mazza da fuori. Scarica palla che arriva alla Bruna. Cerca l'uno contro uno. Si va da Bassaneggio, ma non c'è spazio. Si deve risalire. Milanovic ancora per mazza, lunga azione prolungata. Ma ci mette il piede e poi la palla sembrava uscire sì, invece era andato ma sul fondo, c'era l'arbitro di fondo che guardava e con la mano segnato che poteva essere rimessa in gioco. Una... Buona azione del Cassano yes. poi ha portato Mazza al tiro quasi dalla destra, il terzino molto defilato, però sì. è stato sulla sua posizione e neutralizzato questa conclusione. C'ho una bella inquadratura anche di Davidino che lo vede bene con gli occhiani, effettivamente. <ride> Eccoti qua, va, qua sei qua, sei qua davanti a me, Davidino, ti controllo. Scarico sono... Panion, ti tiro fuori. Sequenze. Sono schermi di servizi che loro non vedono. Quindi non dobbiamo raccontare tutto, tutto. Eh. Ho capito, so. qualche segreto Sì, noi. ma io eh. è così per dire a Davidino che lui sembra che tra me e lui ci sei te. Ma in realtà io lo vedo 4-1, scarico un coa. Eh, con Pasini Tu sì. secondo palo, numero 9 del Bolzano, accorcia a distanze. E quando il Bozzano Pagini. riesce a servire le ali è difficile per tutti. È andato via il Caberna. ha realizzato due gol su un osservatore in attacco, comportando la sì, seconda sì, fase. Sì. Quindi, questo è un elemento che dovva, di cui dovrà tener conto Colez. Bisogna fare più attenzione sulle ripartenze del Bozzano quando non arriviamo alla conclusione positiva fuori D'Orio, attenzione Sciascia sempre fermo, mazza scarica Bruna, ancora, ancora Sciascia adesso andrà ancora allungazione del Cassano chiude bene la difesa del Bolzano per ora 6-0 eh, ci potrebbe con anche essere un passivo passivo 1 eh, sì, non, non riusciamo a trovare i marchi Bravo. la Bruna dà il vantaggio l'arbitro quindi tiro centrale ma era un po' disturbato però non c'è fallo attenzione ha, dovuto alla andare, ha dovuto andare ovviamente tutto scordinato perché aveva il braccio largo, attenzione Mattama, c'è una bella parata di 9 metri di Monciardini, fischio 9 metri. C'è da pulire il campo perché sembra che il giocatore è del Bolzano. Eccoci qua. Finalmente con lo scopettone mi sta combinando Domini. Cassano 4, Bolzano 2 9.17, primo tempo possesso palla del Bolzano in attacco con maglia bianca potete ecco. riprendere il gioco? Ancora no deve finire l'operazione di asciugato del campo il nostro Alberto Lazzari 8.53, Cassano avanti 4.2, Bolzano Vai. è lì Eh, diciamo, comunque, ritmi bassi per questo primo sì. scorcio di partita. Eh. Attenzione Matta ah, Che bel buco. Che bel buco Luca che c'era tra secondo e terzo. Entrare lì come un terzo, terzo, terzino destro con 3 metri su 6 non è male, è un bel po' di porta da vedere, 4-3. 9-21. Possesso palla Cassano, Decio, Sasha. ecco qua che adesso è entrato, abbiamo Mazza a sinistra, Bassanese, Dorio Pivot, fa lo scherzone Mazza. La Bruna, Mazza. Giro palla, prolungato, difesa Bolzano Bozzano. Mi piace questo Vodos, che, che, con Sashe che è sempre fermo e fa partire tutti lui. Attenzione! Si è andato bene a a perché lottare. il difensore è stato eh, è un po' addominato. È stato reattivo Ghirigi a rubare quel pallone che era ovviamente esatto. alla sua portata. Uno contro uno, la Bruna ancora mazza. Prova in doppio appoggio. Eh, sotto mano, un po' forzato. Ma non trova la porta. Attenzione alla seconda fase di Bozzano sulla sinistra. Eh, Con Turkovic, cerca l'uno contro uno. Scarica eh, Pasini, sì, ma bello. chiude Benedetto, non c'è spazio, deve risalire. Quanto meno stiamo riuscendo a contenere le seconde fasi. ora Allora bell'intervento di Caberma. Il più lesto ancora Ladakis. E poi c'è una paratone. parata di Mongiardini. Seconda fase Cassano, ma. Moncia per fermarsi, una bella croce, bella parata di Moncia su mm. un'ottima combinazione Turkovic-Ladakis. Eh, sì, e poi aveva liberato l'ala, ma aveva veramente poco angolo. Poi tentativo di seconda fase, ma Mazza a un certo punto ha guardato avanti a sé, vedeva solo maglie bianche. Ha preferito fermarsi. C'è Mazza che è già stanco, è già sulle ginocchia, devo dire un po' stanchino è dopo quattro anni di Solo collo. È solo finta. Andato, avanti, andato avanti la panchina eccolo di Sport, lì. Fa, fa finta di fare il fiatone. Esatto. Tutta tattica, vai tranquillo. E infatti mi chiedevo se entrava l'altro straniero del Cassano. È invece è entrato il numero 14, terzino destro del Cassano. cosa abbiamo? Ha sempre Mazza centrale. Sì, eh, Nikocevic è in panchina, ma sinceramente non so se verrà utilizzato oggi perché ha avuto una ehm, lussazione al miglio della mano destra, quindi ah, non, è, non è al 100%. Quindi che male, non so se sarà rischiato. Due minuti. adesso c'è un contatto. Nel Involontario, ma Mazza... comunque sul, sul volto. Si lamenta Glicic che Mazza si era un po' abbassato con la testa. Ma l'arbitro è eh removibile. Dice: No, è comunque sei tu che sei andato sul volto. E quindi David Glicic si deve accomodare in panchina per, per due 120 minuti. secondi. Vediamo quindi: gioca col portiere. Difesa, Cassano. Non vedo portiere. Ah no, eccolo lì. Moncia anche Milanovic, anche Sasha sulle ginocchia tutti che si piegano danno l'idea di essere stanchi all'undicesimo è una chiara finta di gioco per uh, dimostrarsi Sascha parla con Decio adesso dice ti do una palla attenzione potete riprendere il gioco, non ci sono sostituzioni per ora 11-0-3 Cassano 4, Bozza 3. Matà. Possesso Diamo palla Cassano. L'Adakis e Turkovic. Gira palla Cassano con Lazzari. Eccolo qua la novità: Lazzari per uh, Mazza questa Ma fase offensiva. La Bruna, Finta, scarico per Decio. Ah, non Poi può. Non c'ha angolo, preferisce fermarsi. Non era certo di trovare la via del tiro. Cassano che attacca con l'uomo in più e eh, ah, questa sì. volta l'angolo c'è si allarga Decio e va a realizzare Cassano che allunga e attenzione perché Bolzano gioca con l'extra player senza portiere e con sei giocatori in movimento Viene sì. sei uomini di movimento poi ovviamente nel ruolo di pivot non può essere Cicchilicici quindi viene messo con numero 34 Leggi. Zoe Mizzoni. Eccoci ecco tutto a posto. Doppio pivot. Cambio. Gira palla Stava, stava non... andando via perché eh, finendo extra player. Qualcuno a un certo punto avendo il sonno era tagliato quindi toccava il terzino. Buono, oh, che parata. Oh, Grande parata di Moncia cambio di direzione Turkovic magia di Turkovic che, che si bello. è presentato solo su 6 metri. Ma non ha fatti i conti con Luca Manciardini super Moncia cambio di direzione. Piede destro a spostamento sinistro in mezzo ai due difensori, tira ovviamente non aveva più spazio. Moncia a quel punto è impostato. E fa una grande apre e chiude una grande sala cinesca 5-3 che sanno che continua a condurre. Cerca la palla del più tre, poi va da fuori la Bruna, tiro deviato da Lacadis e poi gestito alla fine da Hermones che va. Stava per essere ingannato dalla deviazione del compagno, però è riuscito a gestire il pallone prima che entrasse in porta. Quindi... Poi la palla era ancora in area, adesso ha tentato di recuperarlo. Ovviamente a quel punto lì ha fatto invasione. E palla al Bolzano. Sanno che spreca l'ultima chance di attaccare in società numerica, però nel complesso dei due minuti parziali di 1-0, un gol segnato e un go nessun gol subito, anche se più merito del, del portiere che non della difesa con quella grande parata di Monciardini di Moncia, su sì. Turkovic solo, solo su 6 metri. Ora ristabilita parità numerica, rientrato anche se viene confermato Mizzoni come pivot, quindi è rientrato Ermone, simpatica. Turkovic l'Acadis. Eh, ma si è capito questo schema, ecco lì che la mi palla, va il contropiede Bassa. per Passanese. Oh, e ancora Armones. troppo troppa sufficienza. Due contropiedi speccati in maniera troppo banale, ed ora. Ah. Che errore il Bolzano, solo sui 6 metri, sopra l'incrocio dei pali, scheggia l'incrocio dei pali con tutta la porta davanti. Non è stato necessario intervento no, di, di Monciardini questa volta, ma palo tra i pali con l'Adakis solo sui 6 metri. Ci ha graziato. Ha fatto un fiore e poi basta. Effettivamente... Quadro è un po' impreciso in questi minuti, probabilmente hai ragione tu, sta già fiorando un minimo di stanchezza, anche se siamo solo a metà del primo tempo, quindi Beh, visto due segnale giocatori. grave per i due allenatori. Però la percentuale di tiro si sta abbassando molto nelle ultime azioni, con sì. tre errori consecutivi, sì, sì. Con due buone parate delle averne altri però... gratuiti. Eccoci qua. Onesto vediamo, in quell'altro la panchina. Scarica il Cassano, doveva scaricare all'ala, non è riuscito. C'è il Davidino che... Sì, abbiamo visto per un attimo inquadrato Mazza che dopo il colpo al volto che ha portato l'esclusione di... Sì, il Indici, ghiaccio... Cioè, a qualche leggera perdita tematica perché vediamo col eh. ghiaccio sul naso. E ora un tirando più appoggio che però sì. si perde oltre il palo di Armones. Attenzione, siamo già a parte opposta. Turkovic per... Bravo, ancora non aveva angolo ovviamente. Per Pasini. Che deve andare al tiro, non può più fare altro ma l'angolo è molto stretto Luca eh. Monciardini fermo sulla posizione, parata facile tra virgolette perché non sì. sono mai semplici però diciamo più di posizione che di movimento per andare sul pallone mm. Turkovic ha fintato il tiro, aveva, aveva un angolo molto stretto quindi ha preferito scaricare perché ovviamente era già scordinato era già in fase di discesa non era più come si dice inerzione ora, la ecco novità tattica 5 per la Bruna. Quindi Caberg confermato pivot e Dorio spostato a terzino per dare qualche istante di riposo alla Bruna, proprio Dorio che cerca l'uno contro uno. Lazzari su Matà. Non è semplice andargli via. C'è una certa differenza di, di centimetri. È e di uh, vediamo se c'è un passivo. No, vediamo se saprà con la velocità di gambe, sopperire all'inferiorità fisica. Alberto, ancora cerca l'uno contro uno. Sascha, idem, scarica il pivot eh sì. ma ruba palla l'Adakis contro piede ah, per Pisani. Terzo che errore tra Ali e Pivot. arriva a recuperare il pallone. Troviamo Mazza che sembra pronto a poter rientrare. Ovviamente ricordiamoci, non ci deve essere perdita ematica in atto però sembra aver fermato l'emorragia ancora qua col, col ghiaccio eccoci qua è entrato un nuovo giocatore Cassano cambio di direzione Servati per eh, Dorio, tiro ma anche in questo caso Parate di posizione per Ermone, se tiri poco convinti questi. Sì, ma c'è uno, uno. come dire. un, non la, si segna un lassismo da. Un, da, da, un bel po', da 5 minuti, 5-3. L'ultima rete è stata quella di Dorio, ben servito a pivot, ma sono passati 6 minuti. Mm. punteggio fermo. Anche perché ha fatto dei bei errori il Bozzano. E dicevamo, ritmi che si sono ulteriormente abbassati. Già le squadre non sono partite a razzo, ma sembra che si stiano ulteriormente rallentando. Quasi con un accordo tacito tra le due formazioni perché. Non c'è una squadra che tenta di andare più veloce dell'altra. Ancora, Ancora. Oh. Ah, ma Monce è, un, è un, Non so se l'ha toccata Monce. Probabilmente eh, ha so. perso il controllo della, sì, della sì. palla. Perché ma c'è oh. è... degli errori sui 6 metri, bestiali. Soprattutto da Sonner eh, Non può aver sbagliato un tiro così. Probabilmente ha perso proprio sì, sì, il, il controllo, controllo del pallone. Gli è schizzato via perché è finito quasi in fallo laterale. Pozzano ha fatto 4-5 errori dai 6 metri, pazzesco. Meglio così per il Cassano, avrebbe dovuto diciamo, mettere un po' più in cascina il Cassano su questo errore. Panino! L'ora fuori d'orio, pare il Mones con l'aiuto del palo, devia la palla sul montante, riparte Bolzano, attenzione. Eh, non anche Spandovicic, eh, Matà, e anche l'ala eh, sinistra sì. è cambiata rispetto a prima, andiamo col numero... Con gli occhiali, numero, numero 15, 15. 15. di eh, Jonas Rossignoli. Che ecco va a le il... distanze. Sblocca il punteggio. Ecco dopo il 5-4. 43. Minuti. Vediamo nel Cassano chi è entrato. Salvati, 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 Ivan. Quindi cerca di ruotare i suoi giocatori, ovviamente Davide. Perché eccoci qua. Eh sì, <ride> deve chiamare il time out perché. Bolzano ha sì sprecato ma sì, quantomeno ma... ha costruito del gioco, sì, poi ma... tiri, il per quegli attitini invece per il Cassano errori... sembra esserci proprio mancanza di, di gioco. Di sì, sì, infatti quindi... non ha sfruttato i 4-5 errori del Bolzano perché non ha costruito gioco. Non Deve ha costruito intervenire ]azione. coach Kolec uh, Perché mi ricordo un errore 6 metri da sinistra, terzino, alla destra, pie, alla di sinistra che non controlla il pallone due volte, però oh, il Cassano avrebbe dovuto castigare questi errori. Tanto meno, non dico chiudere la partita, ma prendere Però, un back beh, un che back poteva iniziare a, a essere a importante a 3, eh. e mettere eh, sì. in difficoltà ulteriore Bozzani. L'eventuale recupero del Bozzani. Vediamo quali saranno le soluzioni tattiche, probabilmente rimetterà in campo Federico Mazza, che ci sembra recuperato dal colpo al volto precedente. Anche un, un po' di turnover in quest'ultima azione del Castano, quindi questo non ha aiutato. La fluidità del gioco si è perso un po' di automatismo anche perché gli attori sono cambiati varie volte, quindi è mancata quella rapidità di adeguarsi alle nuove situazioni. Sì, è alle nuove Vediamo Diamo se si da un po' più di marzo, vivacità Milanovic eh, Lazzari probabilmente confermato a centrale e Dorio eh, riportato nella, su Alveo naturale, cioè a pivot, pivot in mezzo alla difesa avversaria. Ponte a riprendere il gioco Cassano deve sbloccarsi perché sì, Bozzano ha segnato no. dopo sette minuti anche per uh, il Cassano l'ultima rete risale all'undicesimo quindi sono 8 minuti che il Cassano non marca delle reti Lazzari Mazza ancora Lazzari cercava Milano c'è lo ma sinistro, Mazza centrale lascia sempre fermo perché lui chiede praticamente la sponda i giovani vanno diagonali Panion, bellissimo oh, in caduta. Ci aveva le manoni del difensore, ma è rimasto su il difensore è sceso e ha colpito. Beh, si è visto subito che stavamo cercando. Eh, sì, diciamo E Hermones si è fidato del suo muro perché quello infatti, era. Infatti però la, è sceso. Era l'angolo di competenza del, del difensore. Lui ma è rimasto altro, ma... su Mazza, infatti, il difensore c'era lì con le manone, ma è sceso. Mazza, è rimasto in volo e riuscito a prendere l'angolo giusto. C 6 a 4, Daniel da fuori! croce del suo. Dean Turkovic, capitano della squadra altatesina. 6 a 5. Sempre qui, 6 a 5. Un terzo di gara passata, siamo al ventesimo. Mm. Sempre Lazzari, Milanovic. Però Milanovic non attacca minimamente la porta quindi non, non riesce ad attrarre i difensori. Gioca un po' troppo, girato alla sua sinistra. Dovrebbe essere eh, un, ma un penso, po' più pericoloso. Penso che ci sia perché, non lo so. Eccolo qua che va adesso in cambio di direzione, Mazza finta di passaggio poi attacca Grigi. Eh sì, perché il pivot si è nascosto, non è che si è nascosto, è stato sopravanzato il difensore, non aveva più scarico. Ancora Mazza cambia, allora, scaricone. Cerca di accelerare, trova il barco Dicevamo può solo andare via con la velocità di gambe. Chiaramente è il più piccolino, il più leggero. Solo questo tipo di azioni possono permettere di trovare del gol. E lo fa presentandosi solo sui 6 metri di Fronte Mones, eh, trafiggendolo sul Pio Palo in maniera imparabile. Eh pensano sì. che poveri portarsi a più due. Ora sarebbe interessante riuscire a difendere. Yes. Uh... Risale Sonnerer per Turkovic, Udovic e credo che saranno 7 metri. Sì. Due minuti per uh, Sasha. Sì. Diciamo che era riuscito a mettersi di fianco, è alzato. Sì, e... probabilmente l'intervento palloso era più di, di Caber che non di Sasha, però no, ma dopo è quello che hanno visto gli altri. Sasha arbitri. quando praticamente era ancora in volo l'ha spinto col rischio di... sai non è il controllo delle gambe. allora... Vediamo un po' se segnerà il Bozzano, vediamo Moncia Credo sia Sonnerer in carica. Sonnerer, numero 3. Finta Panion. Realizza. 7 a 6. Partita che si è fossilizzata su questo di divario, 1-2 reti, ora mm. hanno ripreso a segnare un po' le squadre, ma un pa gol. Ma chi è parte. ti è entrato? Intanto Super cambio per uh, Banca per Deccio l'ala alla destra e ancora Caber pivot Edorio spostato a oh, centrale. centrale, che sarà poi Ovviamente c'è fuori Sasha, quindi stiamo giocando con del Play perché abbiamo sette sei uomini di movimento. Quindi Porta Sguarnita, ecco, il Napoli Pivot la E Andramazza, Lazzari, ancora Caber, Bassanese, Bassanese attenzione a passivo, E attenzione perché adesso stiamo un po' si sguardano gli, gli arbitri, arbitri gli, ci si siamo quasi, credo. Eh, non riesce a scaricare Tanto Bassanese riguadagna la panchina per permettere a Monciardini di recuperare la posizione non c'è più pali. extra player, quindi passaggio basso non è bello si, permette... passivo esatto, eravamo al limite del passivo quindi preferisce rimettere il portiere tra i pali per evitare di farsi trovare a porta vuota un eventuale contropiede veloce Mazza Dove lo, andare tiene, a lo tiro. tiene non so quanti passaggi sono eh, rimasti non so che va anche Cabrera a fare ah, adesso dovrà tirare sì, deve ecco. tirare Mazza finta un palleggio e va a realizzare Eeeh. un po' macchinoso due minuti, due minuti e c'è anche un due minuti al numero 4 perché ha spinto Mazza sì, anche quando lui si è liberato in fase di volo. bella questa azione qua bella bella perché era già perso eh, tre sì. difensori ha uh, scaricato, è andato tutto a destra è riuscito a segnare e prendere due minuti grande, grande azione grande azione perché in teoria il Cassano non, non segnava se era rimasto 8-7 e possesso palla del Bozzi. invece in questo Bozic caso che gioca 7 ancora in uh, extra pay quindi per ora gli allenatori portieri. hanno deciso di giocare senza portieri quando si sono trovati in inferiorità numerica Udovicic Turkovic eh, Matà ancora Udovicic cioè, questa volta c'è. No, c'è qualcosa, qualcosa che non, non va può, perché non... hanno fermato il tempo gli arbitri. Si avvicinano ai cronometristi ufficiali. C'è qualcosa che non va sul tabellone forse. Sì, probabilmente c'era ancora il, il cartellino del due minuti precedente, ma mh, il tempo era ormai passato. Mm -hmm. No, non vorrei che ci sia stato un due minuti anche per, uh, per il Cassano però eh? No. Ah no, forse era il. C'era mh... il cartellino. No, il segno potrebbe segno. essere un. non lo so, però non c'è stato l'intervento del, del medico, tipo una, un injury rules. No. Comunque vediamo un, Ah no, adesso è stato Toto, quindi probabilmente era il due minuti precedente che era ancora rimasto lì sulla, sulla mensolina. Attenzione, preso gioco, Udovicic, buona guardia di Mazza. Attenzione, a tiro un doppio appoggio, ma è stato deviato da Caber, quindi si riprenderà con una rimessa dall'angolo. Di nuovo in campo Rossignoli, con numero 15, Jonas. Mm -hmm. Udovicic, grande, no, grande, grande cambio di direzione a sinistra, pallonetto, 8-7. Lascia sul Dorio. posto D'Orio. 1 contro 1. 24 e 25, mancano 5 minuti e 30 alla fine. Massa a destra, D'Orio centrale, Kabir pivot, ovviamente la, addirittura Sasha a sinistra, cambia tutto il sì, Prova a mescolare le carte per trovare doppio pivot. se vuole il doppio. Allora di Bolzano è molto chiuso. Ah, peccato! Ah, se la perde! Grande palla di Vanovici per ferma. Sì, ma non, non ha raccoglie. capito, non raccoglie dalla spazzatura. Su... Quei palloni, il pivot lo deve prendere anche come una ventosa quando il pallone è a terra. Gli ha mancato il controllo sull'imbalzo, finito, torna in avanti. Bozzano a cercare eh, bravo, Sasha, l'aveva servito bene, peccato. 8 a 7 possibilità del pareggio. Forse il primo della, eh sì, sì. Sì, del Bose Bella l'azione! Wow. Sono andati a coprire 2 in 2 incrociandosi, ma lui ha anticipato. Così facendo aperto il tiro a, a Portiere, che non l'ha proprio visto. ma Lui è passato prima che le quattro mani riuscissero a coprire quella traiettoria lì. Bravissimo parità assoluta. Abbiamo pari. detto 8 pari. Attenzione. Prova a ristabilire un po' d'ordine, Lazzari, Mazza e Milanovic a destra. Abbiamo adesso Dorio che va tra primo e secondo. Sascia esce, Dorio per lo schema va pivot, ancora Sasha che scarica Mazza che va sulla diagonale. gara. controlla, c'è inferiorità di Merck di là. Infatti c'era, non è ancora possibile e eh poi, sì, tira in doppio appoggio dai 7 metri. Federico Mazza e risolve lui. Una situazione che stava diventando ingarbugliata. Probabilmente gli arbitri stavano per segnalare passivo. il passivo, ma passando anche 1. gli po'. cambia difesa. Cassano, novità tattica, prova ad alzare la difesa per allontanare. Ancora quasi una. Attenzione perché. Così facendo comunque lasciamo due fuori ancora se va il in... Perché il Pivot rimane sempre di qua, ma se andasse tra secondo e terzo di là... Attenzione, ancora, ancora Monciardini su Turcovic, riparte Cassano, seconda fase, Bassanese, muovono uno contro, contro uno e poi viene fermato da Matà, credo. Prima c'era no, no, questo qua, il la, secondo da... Sonner, Sonner, sì, sì, esatto, sì. sì. Comunque abbiamo conquistato palla non siamo riusciti a sfruttare il secondo. Ci riportiamo bene. in attacco per riguadagnare quel più 2 che abbiamo mantenuto praticamente per tutto il primo tempo. È stato un solo pareggio sull'8-8 del gol. il di questa prima di gioco. Ritmi bassi, ora c'è stata anche una fase centrale del primo tempo ancora più lenti, ora si stanno riaccelerando un attimino. Anche 6-7 minuti senza che nessuna delle squadre segnasse. Sì. sono un po' sbloccate andiamo a questo finale di primo tempo Dorio, Milanovic, Lazzari incrocia ancora con Milanovic scarica per Mazza, si alza da fuori Sabongione sul secondo palo, prova a allungarsi Hermones ma non ci può arrivare gran gol di Federico Mazza andiamo a contarli, ne ha già messi a segno parecchi 18. Siamo a 6 reti per. Wow, eh, Mazza, primo ora... palo con Moncia che si, si va, vi, che va via. Che bel gol. 19. Risponde Turcovic. Eh, sono i due giocatori con più classe in campo, credo. Mazza e Turcovic stanno dimostrando e stanno trascinando le proprie squadre. Adesso formazioni. Addirittura è addirittura marcato uomo. Eh sì, eh, ne hanno messi tre di fila, quindi viene attenzionato. Non può più così spinta. Doppio però, pivot. Cassano. Ecco, ciao. Basta, è arrivato a doppio pivot dalla Cassano gioca con Next. Ah, Player, quindi con il power play. Perché diciamo, non c'è inferiorità numerica. Ma decide di giocare con 7 uomini di movimento. Lasciando la porta sguarnita. Per quello che Bolzano è tornato in 6-0. Lazzari Mazza ancora. Wow, Carico per basta. Bassanese. Eh, Va a realizzare 11-9. Wow, ancora! Vedo la parte opposta, respinge Monciardini. E rimane sul primo palo, l'altra volta è andato via, stavolta è rimasto lì. Questo glielo diamo È stato, premiata, è stato premiato il coraggio di Coach Coletz perché ha giocato con eh, Powerplay. Ancora ci riprova quindi, doppio pivot. Vedo il Davidino, l'ho visto. Porta la 11 a 9 per il Cassano, 40 secondi alla fine, possibilità di andare così e segnare il 12 a 9. Vediamo, vediamo questa possibilità. Next player, bello, power, Sasha. eh sì c'è da scaricare. Buono blocco di Camerica, ha eh, spezzato sp la difesa, ah, grande ah, ci ha grande. messo una pezza, sì, sì. Hermones. Bello il lavoro di Caber che aveva spezzato. Solo la 15 secondi. Palla all'ala, ma... Ecco, pensiamo. Poi su... giustamente time out di... Eh, ma hanno solo 10 secondi, eh, ma, sì. Luca. 15, vedo sul tabellone, non so... Ah, se Ah, ok, sì, sì, 15. Adesso si sì, è riaggiornato. Ri 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 Mannaggia, avevamo eh. la possibilità di 12 9 Luca. Eh sì, dicevamo, mh, ottima la scelta tattica, che coraggiosa. Sì. di di co giocare due azioni in finale del primo tempo con uh, i sette uomini in movimento. La prima premiata dal da gol e poi parate di Monciardini Anche questa azione la sua costruita bene Ottimo lavoro ah, la del sola, pivot Caber che prova. aveva bloccato il centro dietro Quindi eh, scalata che è arrivata all'ala Con il giocatore completamente solo Ma ancora una volta Con tutta la sua classe Pedro Hermones ha impedito la nuova marcatura del Cassano Che sarebbe stato massimo vantaggio del match Sul più mm. 3 Ora abbiamo questo più 2 da difendere Per andare a riposo col doppio vantaggio E però Bolzano a 15 secondi per tentare invece di accorciare le distanze a una sola rete vediamo cosa succederà e quali saranno le scelte tattiche dei due allenatori in questi ultimi 15 secondi di gioco vedete come i giocatori del bolzano si parlano il taco Sta giocando, credo, anche Bolzano con eh, l'extra player non c'è portiere in porta, quindi sette uomini di movimento per quest'ultima azione. Turkovic fa giocare il suo uomo, Judovicic, finta, poi il tiro, Matama, oh, ancora una volta. E gol. E eh, gol viene convalidato, parata di Monciardini e Federico Mazza, porta a porta a realizzare il massimo vantaggio Cassano, più tre. Non è, non è stata premiata, lasciati gli sporci, c'è cioè anche questa coraggiosa, giusta, 15 secondi, possesso palla in attacco, ci devi provare. E però sono andate al tiro quando ne mancavano ancora sì. 3-4 sul, sul tabellone. Parata di Monciardini, Mazza recupera la palla di prima intenzione, si gira e realizza da porta a porta. Quindi noi andiamo sul massimo montaggio Cassano, 12-9, a riposarci anche noi qualche minuto e ci sentiamo fra poco. Ciao! Ciao! eccoci qua! Bentornati! Secondo tempo Cassano Magnago Bolzano quarta giornata serie Beretta maschile massimo campionato di Palamano Italiana Cassano che ha condotto tutto il primo tempo Bolzano ha sempre seguito c'è stato solo parità sull'otto pari però sempre con un vantaggio di uno o due reti massimo vantaggio conquistato proprio in fil di Sirena perché sull'ultima azione del Bolzano, giocata con i sette giocatori di movimento, parati di Monciardini, palla nelle mani di Federico Mazza tiro cost to cost, porta a porta a realizzare il massimo vantaggio a più tre, con cui si è concluso oh, il primo vediamo tempo vediamo il numero 1 Luca sì, sì, è sempre, è sempre Mones che ha tolto Accia. andando a dare il cinque a tutti i suoi compagni per esplorarli, Bolzano che deve recuperare tre reti, però attenzione perché Bolzano ha dimostrato di avere doti di grinta eh, sabato scorso derby con, con Leppan che ha visto Leppan chiudere più tempo in vantaggio di nove reti e poi partita, reti? partita finita in assoluto pareggio. Quindi Mannaggia, attenzione, prima tempo. di dichiarare, ho, ho battuto Bolzano, aspetterei il sessantesimo esatto, della palamano anche te... tre reti. Non sono comunque esatto. un margine di sicurezza, quindi Cassano deve ancora. Darci dentro ci vuole pivot. portare a casa la prima vittoria in campionato scarica male. Perde cominci... palla Bolzano. Sì. Vediamo se riesce a spingere in seconda fase. Cassano. La prima non c'è, ma vediamo la seconda, sempre con Mazza Paratolo e va a riprenderlo Mazza. No, allora lasciato andare in fallo laterale. Bravo Il Mazza. Sostanta... Credo anche la deviazione, ma poi sicuramente parata di Hermones. Di adesso devono pulire il eh sì, pavimento c'è stata una scivolata di più giocatori quindi. Supermazza che è andata a seguire la sua azione va che mi va il Bragion vedo il Bragion attenzione, no gli manca lo scopettone il Bragion è là, è arrivato eh, c'è una tecnica effettivamente direi di prima categoria Brajant, eh. effettivamente sistematico C'è cioè, intanto attacco... Milanovic che sta parlando con sta, con D'Orio, Dori, per meglio arriva morti. qualche numerello D'Orio, attenzione. prima azione del, del Bozzano che si è concluso con un rifatto, quindi Cassano ha possibilità di allugare. Bozzano. Sì, aveva fatto questa, accennato questa tattica difensiva a Soffia prima primo tempo, ma poi è stato costretto a tornare sui spazi perché Cassano ha giocato le ultime azioni con i sette giocatori in movimento eh, senza sì. portiere. Ora su 6 contro 6 prova la 5-1 e eh, uomo più 1 su mazza. perché marcatura su, su Mazza dato perché stanno salvati Milanovic, scarico lo lo scarico a Dorio ma fa buona guardia Matta, è eh, inferiorità numerica iniziano eh. seconda fase Udovicic, eh. arriva a Rimorchio l'Acadis ah, e se ne, va. Udovic, va a se ne va a realizzare chi è che se ne è andato? Era Mazza? Sì, ha sì, giocato d'anticipo e... è andato eh, lui è stato lì Panion 12-10 Udovicic fa eh, realizzare la prima rete al secondo tempo accorciando le distanze per, era in eh... uh, traslazione Mazza è andato eh, lui è stato lì fermo col braccio Mazza è sparito dai 6, cosa c'è? ancora da pulire, va bene ovviamente Udovicic che è marcatura su, su Mazza quindi è lui che si propone come giocatore più avanzato quando Bolzano riconquista palla e si propone in prima o seconda fase indicazioni di sporci che decide di cambiare nuovamente quindi eh, torna in 6-0 eh, ma perché c'è 7 giocatori il Cassano? eh sì il Cassano esatto <ride> se ne è accorto prima di noi sporci che il Cassano era ancora una volta in uh, power play uomo in più doppio pivot che partecipa alla costruzione della manovra salvati Milanoci finta ancora per Salvati però chiude bene la difesa Bolzano. Mazza per Bassanese, attenzione perché aveva un piede fuori dal campo. Deve stare attento. Non trova spazio passivo. Cassano pur avendolo in più Giustamente gli arbitri chiamano il passivo. una palla a Bassanese Due. che rinuncia al tiro, deve risalire. E eh, sono finiti i passaggi ragazzi, bisogna tirare. prova Salvati. Wow. Doppio appoggio. Ragazzi che gol! E la risolve Ivan Salvati. Prima ha risolto, mazza, poi salvati, proprio... E va... No, prende il palo, gira il contropiede per Caverre. No, ha preso, ho preso eh, la riuscito. riga, doppio palo, eh, attenzione. Comunque, eh, attenzione eh, perché questo qua... qua si è messo apposta davanti. Eh, due sì, minuti, sì. e eh, sì, si è messo eh, davanti. È involontario. È ma, è ma in... Forcic l'ha fatto apposta. Lui ha visto, che è che da ha visto che arrivava veloce. Ha visto che arrivava veloce, basta andare in diagonale sulla traiettoria di chi arriva. E se ti prende dentro, mi dispiace. È di eh, sì. parte, di, esperienza di, di, parte di Forcic, ovviamente. Oh, se vogliamo esatto, e più esperienza, sì, perché, diciamo, perché l'altro è... stava correndo per andare a recuperare la sua posizione in difesa. Poi ha capito con gli occhi dietro la testa, visto che arrivava il treno. e Ha detto, cerca mi metto sul binario. Effettivamente è stato travolto. Cassano che comunque mantiene questo sì, più 3, sì, sì. però ora dovrà affrontare 120 secondi di inferiorità numerica e soprattutto non potrà fare, potrà fare 6, 6 giocatori in movimento, ma non i 7. Esatto, dovrà giocare un ex peglia per averne almeno 6 vediamo eh, se appunto. sarà l'occasione oppure preferirà non correre i rischi, gestire momentaneamente questo più 3 per poi aspettare Eccolo fasi lì. di gioco migliore. Panion. Azione veloce per il Bolzano che deve stringere i tempi con numero 9 Pasini dall'ala ben servito e eh, vuole fare vuole sfruttare. Ecco qua, giocatore in movimento. 6 contro 6, sì, ma rinuncia sempre marcatura uomo a uomo su, su Mazza. Un, sì, un, si può. Diciamo, quando non c'è sopra numerica, Bolzano va in marcatura su Mazza. Ora Cassano rinuncia al portiere per far fa giocare il suo sesto uomo, però deve fare attenzione. Mazza salvati, attore del bellissimo gol di prima. Ancora Milanovic, tenta l'uno contro uno. l'aveva capito, l'aveva là... capito. L'Adakis eh, ha preso le misure a Dorio, soprattutto ha capito che Milanovic tende più a scaricare che non a cercare azione personale. Quindi è andato nettamente in anticipo sul passaggio. Quasi rubava palla. La nostra mm -hmm. fortuna è riuscito solo a spizzicarla e poi l'ha recuperata ancora Dorio. Poi c'era anche un fallo di 9 metri, quindi riprende il gioco per il Cassano. Con Mazza prova a liberarsi, Salvati. Milanovic per Bassanesima, chiude bene Sonne, deve risalire. Salvati uno contro uno su Turkovic. Finisce a terra, Pulire Ivan. Chiama a distanza quindi può tentare il tiro. Mazza, vediamo se. Arriverà alla conclusione. Eh, bravo, due minuti rigore. Grande quel movimento di busto per è entrare. È andato a Si parlano gli arbitri. È andato di busto uno. nello spazio, è riuscito a far ruotare il difensore. Bravissimo, Mazza. È andato a cercare Che è bello, sì, è andato. Glicic. Praticamente riuscendo a, diciamo, circunnavigarlo e poi si è girato, giusto per guardare la porta. Bellissimo, troppo bello questo qua. Attenzione perché per David Grici c'è la seconda esclusione temporanea. Vediamo cosa mi fa Sasha. Attenzione. Eh sì, realizza il rigore. Sasha Milano poi giustamente chiede scusa a Ermone perché gli è sfuggita la palla ed è passata un po' vicino alla testa dell'avversario in maniera... non era quello il tiro che voleva fare ma buon per noi comunque la palla si insacca Cassano che resta più 3. ci siamo aggrappati a questo vantaggio e non concediamo Molto bene. a Bozzano di con i numerelli stringere. di massa anche. ora abbiamo un giocatore fuori per parte attenzione re, ma ancora Monciardini non ha fatto parate strabilianti eh, spe, però no. ha fatto almeno 5 interventi importanti il nostro Luca quest'oggi mi sai dire dove giocava primo Mazza prima di venire qua a Cassano? Mazza giocava vabbè nasce nel Crenna quindi nasce giovani del Crenna e poi ha giocato in Serie A con, con il Colonia ha fatto un, okay. le due stagioni in Serie A del Colonia ha giocato con la squadra bresciana ma lui dove abita? dove lui signora? di Galarate Galarate Galarate, 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 sì, Galarate sì. quindi un prodotto assolutamente locale anzi credo che proprio come abitazione abiti a Cassano addirittura recuperata palla da parte del Bolzano sullo scarico che peccato, era un 15-11 possibilità, eh sì. famoso più 4 che sanno che ogni tanto ha dei cali di concentrazione, ah. proprio quello che chiedeva di evitare i college, però l'importante è riprendere subito la, la giusta percorso, però secondo percorso, me Bolzano vediamo. non sta andando con la giusta velocità per recuperare i sì, tre sì, gol, diciamo si sta giocando a ritmi bassi sì, e boh, non sì, so sì. se questo è un è meglio per il Bolzano o per il Cassano? perché comunque Ma È certamente meglio per il Cassano perché Cassano quando si accorciano è... i minuti. Diciamo che Cassano è da sempre abituato a giocare a ritmi alti, però aveva anche eh, molte alternative per fare turnover. Questa stagione. I cambi da poter mettere in campo sono meno quindi per eh, giocare a ritmi più bassi non è poi così negativo per, per Corez. Eh, vediamo che Cassano non ha più tiri forzati tanto. del Bolzano. Hanno riuscito a a curare Turcovic, l'hanno spostato fuori dal gioco. Erano rimasti, e ovviamente li hanno portati tutti sulla sinistra dell'attacco. Non c'era più spazio, ha dovuto forzare il tiro. Bravo Cassano, anche per i Bonno, ta tanti giovani in panchina. Quindi credo che ritmi bassi stiano bene ad entrambe le formazioni. Mi sento di poter dire questo. Mm. Eh. Non ci sono moltissime rotazioni per, esatto, il, per sì. i cambi, quindi di poter giocare con gli stessi sette uomini senza faticarli troppo credo che convenga ad entrambi gli allenatori. Tanto c'è una palla in pallo laterale, ma c'era un fallo su Federico, certo, quindi si riprende con 9 metri. Batterà Dorio su che va. Mazza, ancora Dorio che parte il gioco. Giro di palla prolungato. Milanovic 1 uno contro 1. Ah, Tenta, di... oh. Tenta di sorprendere il ma non sorprende. È un po' lento il Bolzano. Ma... Ma ta... Mannaggia come lento. Bolzano poi decide di non spingere. La palla a Ghilici, che però nel frattempo fa un cambio attacco e difesa. Con Turkovic, che viene fatto riposare proprio in virtù del fatto di non ecco, poter avere rotazioni uomo però adesso, eh, devi anche magari prima. concedere qualche cambio anche solo ah, per che difesa. scarico, allora... errore Bassanese, errore però, del, del coso ah ma non va a giocare, non va a giocare nella, nella ripartenza Bolzano non capisce difesa del Castano che si è fatta trovare completamente aperta ah. prima, poi per fortuna non c'è stato due minuti Due minuti a Sasha, ma è il, eh, sì. è il secondo che prende? Eh, temo di sì. sì, credo che Sasha sia al secondo due minuti. Sì, sì, Anche per Sasha è seconda esclusione temporanea quando siamo al 37 ⁇ del primo tempo. Comunque il Bolzano Strano sotto di tre, non va sulla recupero palla non va a giocarsi l'attacco veloce. Non, non lo capisco, sinceramente. Eh, siamo in una fase in cui sì, ma tu le sei idee sotto di tre. Già, già poche. una volta che riesce a contrare. Monciardini eh, ha lanciato, ha intercettato la palla. Due giocatori del Cassano, già oltre che la, la palla fuori gioco, praticamente. Non ha avuto la lucidità di capire a, che c'era la possibilità di spingere di arrivare a una a cercare rete, almeno un, un tiro relativamente però ci giochi. Se sei parità numerica ci. Giochi uno contro uno, ma almeno sai che sulla velocità uno può rischiare anche due minuti. Lazzari cambio di direzione per salvati. Scusa, e sfondamento, 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 sì, sì. Ha perso un attimo il controllo della palla per riconquistarlo. È andato, ha perso il passo, quindi è andato a sbattere contro il fesore. Pivo è completamente libero. dimenticato, e eh. ancora Matà. Prova a stringere i tempi il Bolzano. 14-13 eh sì, ah, Mi sembrava che avessero recuperato di più, Monciardini fuori quindi ancora. Cosa sono? Sette giocatori in movimento? No, c'è eh fuori, sì, fuori ancora Sasha. Ah, per sì. Un allora 6 allora sei giocatori in movimento, eh, tendono alla. Fa stare fuori il mazza. Bravo! Paratona! Paratona e questa gliela do a Hermones. Hermones Una bella croce! Ah! Su recupero palla, il Cassano dorme! Poi è entrato il coso! Parità, 14 pari ragazzi! Attenzione! attenzione Davidino adesso tra un po' rientra Sasha, manca 13 secondi 9.30 del secondo tempo 14 pari recuperato a 3 gol Luca eh sì parziale di 3-0 per il Bolzano che ha ricucito il vantaggio faticosamente conquistato eh, ci parla dagli Amaralto infatti parliamoci Coles. sopra Davide e anche noi ci prendiamo un attimo di pausa Bene, eccoci qua di nuovo. Sta per finire il time out. Dicevamo, buon momento per il Bozzano che, in pochi minuti, un paio di minuti, è riuscito a fare un parziale 3-0 con uh, due reti di Ladakis l'ultima rete per uh, Zoe Mizzoni. Quindi ricucito il gap che Cassano si era conquistato sul finale del primo tempo, l'aveva difeso con le unghie e con i denti per 9 minuti. Ma ora il Bozzano ha messo la marcia in più e costringendo Mister Kolec a chiamare il time out per riordinare le idee prima di sbandare completamente e pericolosamente. Senza portiere Cassano si gioca ancora Cassano rientra comunque Milanoici quindi ancora tattica dei sette giocatori in movimento con porta sguarnita però sempre il rovescio della medaglia di stare attenti. Due pivot di pallone. qua addirittura Luca si, probabilmente c'è uno schema preparato durante il time out infatti vediamo che si muove adesso, si muovono tanto, cercano di far spostare i difensori, vediamo come si sviluppa, Mazza, poi Lazzari, deve risalire Banca, attenzione perché qualcuno a un certo punto dovrà andare verso la panchina per permettere... 3 okay, a... per pulire per terra, anche perché Cassano nel giro di qualche secondo dovrà tentare di concludere, altrimenti il giocatore in movimento dovrà andare via e lasciare il posto portiere. Perché, tra qualche penso 10 secondi, potrebbe essere passivo. Tutto da rifare per il Cassano: 20 minuti al tema, due terzi di gara e assoluta parità. Dicevamo che il Bozzano ha recuperato 9 reti sabato scorso nel derby con, con l'Eppany, ed ora ha dimostrato di avere queste doti di caparbietà nel recuperare tre reti. Ora bella la palla per Cabello: che va minuti, a realizzare due anche due minuti a Mizzoni. Oh, Mizzoni mi ricorda il Davidone quando faceva il pivot. Eh. Davidone ho detto, non Davidino. Ho detto Cencione. E attenzione perché si fa difficoltosa la situazione pivot per Sporcic perché entrambi i suoi giocatori hanno, sono abbastanza caricati di falli ma come 14 pari? 15-14 15-14, sì sì sì, Cassano si è riportato avanti Turcovic, Ladakis Udovicic, attenzione si libera bene, ancora una bella parata di Monciardini ma esatto, riclamava una deviazione che probabilmente c'è stata ma poi l'intervento di Monciardini appare un palo di fondo quindi ha pulito la deviazione del compagno, ora Azione veloce seconda fase per Cassano che manda il tiro Bassanese, ma Hermone ancora una volta rimane piazzato sul suo palo. Non riesce ad angolare sul secondo e quindi neutralizza. e Anche Bolzano gioca con sei giocatori in movimento ma senza portiere. Sì, perché c'è ancora, ancora fuori Mizzoni. Inferiorità numerica non ha preso per adesso gol in inferiorità numerica per adesso, eh sì, tu poi dovresti segnare. E eh, perde ah. palla, vediamo se si rendono conto che la porta è vuota. Ah. Se ne rendono conto ma scivola il pallone. A no, scia, scia. Peccato. Ritorna fuori il portiere. Eh sì, 33 sì, è entrato secondi. dentro solo per battere la rimessa da fondo. Chiaramente, spetta al portiere, eh, giusto. Non può entrare. Nessun andare... giocatore può, può entrare ne... in aria giusto. Bello, mi piace questo. Qua, Luca, eh, però, insomma, in quel caso per permettere al portiere di rientrare, si sono persi una decina di secondi. Che avendo l'uomo in meno, sono andati a tutto vantaggio dal Bolzano. Quindi, diciamo che farlo con, uh, con l'inferiorità numerica avrebbe dovuto indurre gli arbitri a chiamare una, un passivo. Mm -hmm. O, quantomeno, a fermare il tempo. Ancora fasi di gioco equilibrate, Cassano si è riportato avanti. Ma una sola rete, quindi tutto ancora da scrivere. Finale di questo match. Una sola rete, due minuti, aveva il vantaggio, non è riuscito. Ricordiamo che se il di Sciascia fosse andato in porta saremmo 16-14, e il, il Bozzano sarebbe ancora in numerica. America ecco qua, scade coi, adesso che rientra Hermones con i secoli fa poco cioè. lungo attacco del Bolzano ancora Monciardini e poi eh, pallonetto. ha dormito un po' la difesa del Cassano lì eh. Più veloce perché di Moncia ha fatto Sonner a recuperare quel pallone Moncia ha fatto il suo dovere ragazzi sì sì, Moncia aveva neutralizzato il primo tiro di Ladakis Parità, 15 pari. Cassano che sembra... Adesso sì, veramente un po', un po spento, un po' sento. Sette giocatori di movimento. Prova a sopperire... Vedete con lo uh... schema con due pivot da... sulle spalle. Cassano. L'uomo in più per sopperire un po' a... al calo fisico che sta diventando preoccupante. Sembrano molto molto stanchi, poco lucidi. Finta di mazza, Lazzari ancora mazza. Milanovic le... deve Fermarsi. Wow in mezzo, an ancora una volta in mezzo dove c'era tutta la difesa. Tre. Ce n'era lì. Mannaggia. Però che difficoltà del Cassano anche con i sette giocatori, e anche Anc la difesa è, un è po difesa in po area, poi. però è andata bene. Il Cassano sta perdendo anche organizzazione difensiva, perché già. Due o tre volte che la difesa è completamente sbandata. E tre che si lamenta perché la difesa eh, era netta. ci ha messo una pezza Mazza ma, ma avesse è... fischiato difesi in area, eh, Non avevamo potuto no, lamentarci no. perché era difesa in area eh. di Federico Mazza. Era in ritardo, ha tagliato. ripeso il gioco. Più uno Cassano, 14 minuti. Pivot va Turcovic, Udovici palla all'ala. Palla ancora. Ma cosa sbaglia questo Bolzano? Pasini, buon angolo di tiro, non era, non era proprio chiuso, non no, era proprio aperto. ha, l ha una bella... Aveva ha cercato senza il primo palo. Gli ha lasciato un po' di spazio sì. Luca, quindi l'ha chiamato un po' sul primo palo e il tiro dell'ala sinistra si stampa proprio sul montante. Pericolo scampato Ancora per il Cassano. Uh, sette per giocatore in movimento per il Cassano. È un po' e alto, oh, Sasha. Ha chiamato lo schema, quindi ha tratto i difensori, palla all'ala, ma palla decisamente alta. Ancora una palla sprecata in attacco per il Cassano. Sì. Siamo un po' troppo imprecisi. Sì, sì, ma tutte e due le squadre, perché anche Bozen ha sbagliato. Sì, di dici si gioca a ritmi bassi, ci cioè dovrebbe essere meno errore, Appunto, però no, no. invece in questa partita ad da ambo le parti. Sì, gli sì, errori sì, sono stati un... anche quasi gratuiti, marea, come questi, proprio. abbastanza elevato come numero. Ancora, oh, traversa netta, non sembra poterci arrivare Luca. Fortunati in questa occasione gli amaranto Dorio. <ride> va comunque a commettere sfondamento. Ha preso la posizione Turkovic, anche qua esperienza di Dean. Eh, sì. Ha provato a fermarsi Dorio. Però capite anche voi che già è difficile metterlo in movimento quando è lanciato. Puoi fermarlo, non è così difficile. Uh, monito Davide. E... Potesta di Di Colez su questa chiamata, sì, lui sosteneva che Turkovic non era completamente fermo, però e non è di questo avviso l'arbitro che poi sulle poteste eccessive decide di dare un giallo alla panchina cassanese. Vediamo, qua senza portiere Bolzano ormai è sempre così. Sette giocatori di movimento e il Bolzano, nessuno, nessun due minuti. E ricordiamo che questo ha creato delle grandi. c'è Cassano che va... ha creato dei grandi vantaggi a Cassano. È entrato lo Rogerzino destro. Turkovic proprio Matano gioca ancora con Turkovic, Udovicic, prova a liberarsi. Oh, e... che peccato. peccato. due minuti. Aveva intercettato la Vediamo palla. Vediamo due minuti. No, finito. Finito Sasha. Sasha finito il Odovicic di Jodovic a impattare nuovamente il risultato ma quel che è peggio per la Corez è il terzo due minuti per Corez per, eh, per Sascha, Milanovic, milanovic sì. che vuol dire eh, dover abbandonare anzitempo il terreno di gioco ovviamente c'è Cartinio Rosso ma è solo per somma di espulsioni eh sì Cassano si, si è preso il gol in frontiera numerica Cosa poi vediamo se adesso 14 minuti vedo, vedo già Monciardini in panchina quindi probabilmente ha già optato per essere a player dentro eh, Salvati il giovincello e, eh, e poi Mazza rispostato a sinistra quindi Mazza, Lazzari e Salvati la batteria è detto praticamente terzini. essendo sei giocatori in movimento si sì, andranno a curare uomo Mazza secondo eh, me probabilmente eh, sì eccolo ecco qua <ride> vediamo Sonner che già prende le misure e quindi Bassanese dovrà risalire un po', vediamo eccolo qua, andare eh, a aiutare lì sono un po, di, un po' più di problemi per il Cassano perché non ha né e praticamente c'è Mazza che è un po' fuori può andare a tiro Mazza ora bisognerà resistere Adesso questi due minuti per far correre il cronometro Momento peggiore della partita sì, per, per, per Cassano, Cassano che non ha più vantaggio da gestire, siamo in parità. Eh, ha perso uno dei suoi uomini più importanti, è stato dentro praticamente dal primo minuto, si è riposato solo quando ha preso i due minuti. Quindi certo. Ovviamente non, non, minuti non è arrivato, arrivato molto alla conclusione. Però, sicuramente, era uno che creava gioco ed ora bisognerà inventarsi qualcosa in sua assenza. Ricordiamo il poi... disponibile, eh, Nikocevic. Eh, pur essendo in panchina ma abbiamo detto infortunio una mano quindi difficilmente sarà utilizzabile ed ora fuori anche Milanovic salvati Lazzari cerca l'uno contro uno viene fischiato un nove metri via adesso va al portiere adesso c'è anche inferiorità esatto sì ovviamente esce salvati per permettere a Monciantini di recuperare la posizione tra i pali. pivot passivo Vediamo se ci sarà un, un tiro Palle immediato per, per Mazza. Si alza e va oh, a realizzare! Oh, ma Bolzano è bestiale, Bolzano! toglie Bozzano, le dai. castagne dal fuoco. No, ma c'è solo lui, c'è solo Stagli davanti. Ah, che, che forza! Ottima questa rete che dà Morale in sì, società sì, numerica. Alla grande! Distrazione della difesa Bolzanina assolutamente ha fatto tutto bene tranne fare tirare l'unico che Matta da fuori attenzione wow, non trova la porta ma il numero 20 oh. è cosa si sì, Matta sì, hanno giocato alternativamente adesso il Mancino ma in Superiorità numerica che... eh, sì. il Cassano segna in inferiorità e Bolzano sbaglia. Grazie. Bolzano ha gestito malissimo questi malissimo due minuti proprio. perché è parziale di 0-1 a favore del Cassano. Gramma proprio... che Più che per il punteggio può essere di grande aiuto per il morale. Era il momento peggiore del Cassano, ma realizzare un in meno e non subire reti può dare un po' di energia in più. Vediamo però, ancora lunga ragazzi, 12 minuti al termine, più uno. Ricordiamo che non c'è Sasha, adesso c'è solo Mazza che tira. Non ho capito se la Bruna ha avuto problemi fisici perché è stato utilizzato all'inizio del match ma poi non è più entrato in campo, ora potrebbe essere una pedina importante però non abbiamo visto se c'è stato un infortunio nella prima fase di gioco che lo tiene ancora fuori dal terreno di gioco. Azione che va, manda al tiro oh, Filippo Placca che si sblocca. Che bello ragazzi! Gol importantissimo per Phil. Due gol importante, è wow. il momento più difficile. Poi ovviamente quando Bolzano deve accelerare, sì. Fare qualcosa di importante, si eh, affida ai sì. suoi uomini più esperti, uno di questi è Martin Sonner che dalla destra non perdona. Con pochissimo angolo aveva Luca. Eh, 18 sì, però, Cassano, 17 Bolzano, no, 19 minuti. L'affermazione Sonner e poco angolo nel senso frase, non mettere mai perché no, ci è abituato no. a segnare veramente da, dal vertice del delle è fondo. Ah, eccola. Ah, eh, perché è andato a giocare all'ala perché è curato. Oh, oh pa, ah, Palla al allora. Cassano, attenzione. Eh, però deve battere da qui, sì. ragazzi. Eh, cioè adesso. Ha battuto più indietro comunque. Sì, poi buon per noi che si è fermato, sì, quindi, Poi probabilmente sono... l'arbitro non ha fatto... Col... A me sembra recuperare. che, che l'Asia abbia toccato col piede, a meno che è riuscito a sì, toccare col, col piede. Ancora, mozzardini. Vediamo se parte il contropiede con Bassanese. Poi deve fermarsi perché ha recuperato Turkovic. Palla a mazza e per Dorio. Adesso è da due minuti. Anche. Va a realizzare. Due Vediamo minute. se c'è sanzione no. Solo gol per Mattia. Passi. Passi. Cosa c'era? Ha fischiato è. Un, un disturbo quindi da dei passi. Quindi palla a Bolzano. No. E poi. Ah, palla a Bolzano. E poi chiamata del time out per Sporcic. Sì, perché eh, sì. Fasi sì. un po' concitate. ora Sotto di due è... che buttano eh. Cassano, che nonostante tutto è riuscito a recuperare questo minimo vantaggio. Due reti, ovviamente, però, mancano ancora dieci minuti. Ancora tutto da, da decidere, da decifrare questo finale di gara. Vediamo. Che indicazioni darà Sporci. Comunque ha visto i suoi ragazzi lottare fino in fondo. Non sono sì, mai ma stati quanti, fa, in quanti, vantaggio. Sono come stati... sono fallosi. C'è cioè, il terzino destro che ha praticamente. Non, tante volte non ha preso la porta. Eh, tanti, tanti errori in attacco. Si è stato Bolzano e Cassano. Però Bolzano è Bolzano, riuscito eh. a è sempre stato in rincorsa, ha sempre dovuto cercare di, di recuperare, ha raggiunto due volte il pareggio su, sull'otto pari e precedentemente sul, sul 14 e sul 15 pari, ora poi Cassano le è parate due. anche del Morciardini ha fatto la differenza rispetto alla di, difesa, Bozzano, difesa eh. che del Cassano che alcune volte ha sbandato ma più di una volta ci ha messo una pezza e buon Luca ora vediamo se è riuscito a registrare lo schieramento difensivo, tanto vediamo. Mikocevic parlare sette, sette con eh, in con Kolez, non credo che voglia buttarlo in campo, mentre un po' più suggerimenti perché... attenzione per me era in area. Viene convalidato questo volante di Judovic cioè, sinceramente mi faccio un po' perplesso, però ha si è tirato praticamente in campo. Mi... Vedono sicuramente meglio di noi. Sì, erano a 3 metri, quindi noi siamo a 10 a 15. Diciamo che c'era anche una situazione confusa. Sì, poteva anche esserci un fallo. Il giocatore era già in armi, se, non, se non convalidava. doveva dare una, sì. un rigore per difesinare. Sì, quindi sì. alla fine ha deciso di dare la rete. Bolzano che si porta ovviamente a meno uno Sempre marcatura uomo su Mazza, Lazzari Salvati. Deve risalire. Branca nulla di fatto. Il bel gol di Branca tagliano fuori Mazza, ovviamente salvatino eh! contro 1! Wow! ha fatto un fiore gli ha ha cercato, e gli ha beat sopra ha ehm. cercato il secondo palo sull'uscita di Hermones ma la Alzato palla si perde bene. oltre la traversa ha fatto un fiore ma gli ha beat attenzione, sopra attenzione Turkovic ma di posta di Moncia Ancora. che poi va a evitare che la palla esca dall'area ritornando nelle mani di wow. Parisi Palla del parecchio. Oh, grande Moncia su Turco. Eh, se Cassano porta a casa la sua prima vittoria. Credo che è un grosso merito. Va da Luca okay. sta facendo una partita. Come ho detto prima: non... questa era anche no, spettacolare. Ne ha, ne ha fatti tanti di però ne ha fatte anche tante che, che Tante parate che sembrano semplici all'apparenza, <ride> perché non sono no, no, gesti no, eclatanti Ma vi assicuro che non sono parate normali. No. oh, oh. <ride> se l'è perso e poi ci pensa Cippo a secolo Alberto Lazzari uno contro uno bruciante lascia tutti sul posto riporta Cassano avanti i due reti quanto manca? otto alla fine ragazzi è lunga è lunga adesso Cassio. che è lunga, non si sbaglia eh ma ha sbagliato tantissimo il Bolzano L'importante è costringere Bolzano sempre di seguire, quindi questo vuol dire affettare gli attacchi. Grande! Grande, grande intervento di Bassaneso. Abbiamo detto: Sonnerer non ha un angolo che può essere definito chiuso, quindi meglio non fargli levare il pallone. Eh sì, Bozzano non deve più sbagliare. Turkovic, Udovicic, prova eh, a tirare il doppio appoggio, ma è comunque 9 metri. ancora Turcovic, eh sì, momento topico lungo attacco da Bozzano momento topico, è rientrato tu. la Dacchis tiro improvviso di Turcovic, non Sopra, angolatissimo sotto eh. la traversa ma Moncia spazza via anche in questo caso bello, non, bello. non gesto atletico più ma era ancora lì al posto giusto al momento giusto e Cassano che coraggiosamente, lo segnaliamo perché qui ci vuole anche del coraggio, su più due a sette dal termine potresti dire ma gestiamo l'attacco tranquilli invece no Colez decide ancora di giocare con sette uomini di movimento e la porta sguanita questo per cercare magari di liberare Mazza dalla marcatura però vediamo che Bolzano rimane in 5 più nonostante l'uomo in più e viene punito perché l'uomo in più è Cipo Lazzari che va a colpire sì, ancora Eh, Bolzano ha fatto tantissimi errori doppietta andate. di Alberto Lazzari a riportare Cassano sul più 3. Eh, Justo, ha deciso merita, di restare in marcatura il uomo, nonostante Cassano stia giocando con sette uomini. Cassano. Difesa larga e poi uno come Lazzari che ha un uno contro uno bruciante. Se gli lasci la difesa larga con i difensori a tre metri uno dall'altro, ti punisce. Vai Alberto e soprattutto bravo Cole perché questa è stata una scelta coraggiosa. Cassano che si riporta a più tre. Quando mancano 6 minuti al termine. Sì, sì, grande momento. E ancora. Wow. E poi ancora Sonia sulla respinta, ancora una parata di Monciardini. il cassetto. Eh. <ride> Quante ne ha lasciate, cavolo. Diciamo che comunque è stato importante Luca Monciardini, ma ci piace segnalare ma, uh, anche uh, il coraggio del, del nostro allenatore, perché giocare in questo modo uh, quando hai un vantaggio, seppur minimo, non è semplice prendere quella decisione, ma lui ha avuto il coraggio di farlo tanto comunque ancora lunga ragazzi però mancano 5 ma minuti e mezzo abbiamo un vantaggio di due reti che sono nulla nella palamano abbiamo detto un miliardo e miliardi di volte ma è, è andato solo su per Dorio dire... è stato Dorio che l'ha bloccato Salvati, Mazza questa volta decide di giocare i piatti bello scarico di Mazza per Caber quanti passi che fai? sei minuti non glieli dà. Boom. Sulla, sulla, sul non giro ripartenza. così l'ha interferito. Poteva dare. Però è, era a tre metri da noi. Cassano che si è riportato a più tre. Quando mancano cinque minuti. Eh, Bolzano deve Bolzano stringere i tempi. Accelera i tempi, ma fa accelera, aumenta anche gli errori. E poi con una difesa attenta del Cassano. Perché è aumentata l'attenzione della difesa del Cassano. Sì, c'è da dire che si stanno cassando un po' il poi mentre le squadre hanno giocato a ritmi bassi, hanno risparmiato un po' di energia. adesso stanno eh provando sì, a, finale, a buttare nel finale tutto quello che c'è. Momento topico. Quello che è rimasto nelle, nelle, nei muscoli. Lo stanno provando a mettere in campo. Attenzione, perde Paolo ecco. No, e doppia, poi... doppia, doppia. Sì, doppia. Cassano oh, nelle poteste gran. ne approfitta eh. e va a lungare Bassanese e qua una squadra esperta come Bolzano sì, invece sì, ha, ha perso una palla ingenua soprattutto mentre potestava Cassano ha rimesso in gioco portando Bassanese al più 4 massimo vantaggio Cassano a 4 minuti e mezzo dal termine Bene Cassano, bene, volta bene. ci piace sottolineare. Cassano ha fatto una cosa da giocatore più esperti de... di quello del Bolzano. Sono sembrati in campo. Quindi ci piace sottolineare rigore. Ora, rigore, rigore però aveva per... perso la palla, l'aveva lasciata ripresa, eh. non lo so, ma non tanto sulla palla persa, perché quella ci può stare, ma il fatto che loro si sono fermati a potestare mentre Cassano no, ha preso Bozzano, la palla ribadendo. errore e quindi perché aveva recuperato palla poi l'ha presa ancora ha fatto doppia a quel punto lì tutti i giocatori del Bolzano dire Bassanese via Cassano ha più 4 ora però c'è un tiro da 7 metri 20, che... aggiorniamo il 22 sarà Sonnerer a tentare la trasformazione e realizza 22 a 20. Cassano, ovviamente, si prende tutto il suo tempo. Manca 4 alla fine, ancora 7 giocatori in movimento. Cassano ha un tiro da 7 metri realizzato, e con Milanovic, mentre Bolzano ne ha due realizzati entrambi da Sonar. Quindi precise le due squadre, almeno del 7 metri, sono state precise al 100%. Lazzari per Banca, ancora marca... anzi doppia marcatura. Uomo, Pivot! Ma palla che arriva a D'Orio eh. tocca a Hermones. Ma non riesce a fermare. Ma gliel'ha data bene. Chi è che gliela eh sì, ha data? Eh, Lazzari, Lazzari. Lazzari. Assist di, di Lazzari, doppia marcatura. Uomo, intanto su Mazza e su Salvati per il Bolzano. Ma non ha impedito a Lazzari di trovare il suo pivot. E nonostante il tentativo di parata di Hermones, va a realizzare una minuti c'è due minuti a salvati, quindi rientrerà, sì, ci sarà comunque ancora, non, non saremo nemmeno fino al termine, ma sì, ci sarà ancora minuto un e minuto dieci. e dieci, esatto. Però Bolzano è sotto di quattro, eh? Eh sì, è riuscito <ride> <non ride> due volte, a, anzi più di una volta a raggiungere il pareggio, abbiamo detto otto pari, 14 pari, 15 pari, ma ha inseguito per 26 minuti quasi 27, mm. quanto è durato il match primo gol del Cassano dopo pochi secondi 1-0 sul primo possesso palle poi Bozzano è sempre stato in rincorsa sì. dim ha dimostrato di saperlo fare egregiamente ricordiamo sabato scorso ha recuperato un meno 9 nel derby con l'EPA eh, quindi a attendiamo a, a dire che 4 sono no, sufficienti no, perché all'EPA non ne sono bastati 9 quindi aspettiamo 3 minuti e 10 secondi al termine, Castano più 4, ma Castano che giocherà in un in meno e possesso palla del Bolzano. Eh, ma il Bolzano deve svilupparsi perché. Eh. Eh. L'unica cosa che deve accorciare i tempi, quindi magari ci può. Eh, difesa in area. Di... Ci può sperare in qualche errore, ma bella palla di Turkovic per Glicic che va a realizzare. 3 gol, 24-21. Senza, no, c'è Morciardini. Stavolta sì, non Sì, è Decide di giocare anche perché siamo con l'uomo in meno. Quindi probabilmente decide di fare almeno questa azione mantenendo la porta ben coperta. Tanto c'è un tiro parato. Ma c'è anche fallo su, su Mazza. Anzi, lamentava un qualcosa di più dei 9 metri. Mazza. No, non ho capito perché ha ah, cambiato qualcosa. Sì, sì, stiamo giocando con doppio pivot, con l'uomo in meno, e ora conteste uh, di sporcici, quindi due minuti anche alla panchina del Bozzano. Ma nel senso che esce un giocatore in movimento? No, no, no. Giallo, giallo è solo ammunizione, invece nel in caso di due minuti alla panchina ovviamente un giocatore deve uscire. Okay. Allora il Cassano è in inferiorità, c'è cioè sei giocatori sì, in Sì, ancora un minuto e dodici. Senza... No, c'è Monciardini. Chiama schema Lazzari anche Bassanese solito dall'ala per aiutare i compagni nel giro di palla. Vediamo uomo meno e marcatura di Mazza che si è spostato. Probabilmente ah, lui all'ala sinistra, Bassanese un tiro da fuori. viene anche deviato Dai, quindi, ragazzi, cioè, facilitando l'intervento di Hermole. Attenzione al contropiede con Sonnerer deve un po La Bolzano. tocca a Moncia, ma non riesce a fermare. Attenzione. Si vedeva Bolzano. che era nettamente in vantaggio. a corcia, solo due reti. Quanto c'è? 36 secondi ancora? Di... Ancora Soffire per permettere di recuperare il settimo uomo e deve eh chiamare sì. timeout out Coletz. Ma quando rientra al timeout avrà po pochi secondi perché gli eh hanno sì. subito un passivo. Credo che esatto ci sarà una chiamata di passivo, mm. anche perché abbiamo iniziato l'azione con 40 secondi sul tabellone, ancora di inferiorità numerica, pensare di che ti lasci in attacco 40 secondi se non sei positivo quando stai conducendo di due reti è un po' difficile quindi bisognerà cercare comunque di costruire qualcosa per non invogliare l'arbitro a fischiare subito passivo grande Monciardini grande protagonista direi Mazza e poi direi anche Giovincello che ha fatto due gol importanti nella... sì, Lazzari ha fatto due gol a... Super Lazzari su cambio di direzione bravissimo con la sua velocità in mezzo alle statuine bianche. Ripeto, importante è stata la scelta di giocare con l'uomo in più di, di Cores, poi l'errore della panchina a Bozzanina invece perché non si è resa contro l'uomo in più, hanno ha lasciato marcatura a uomo su, su Mazza, quindi la difesa dietro era molto aperta e Lazzari chiaramente quando tra un difensore e l'altro ci sono tre metri, col suo cambio di direzione uno contro uno ha avuto due occasioni, tra virgolette, facili per andare al tiro, perché ovviamente per... Per giocare in A1 non è mai nulla semplice. Però, diciamo, la, la, la situazione tattica era quella a lui più favorevole. Tanto la Bruna. Ci messo le su. Esatto, rientrava la Bruna. Wow, bella parata di Ermone. Si è liberato bene. Lazir. attenzione, ah, oh. Oh. attenzione. Questo è. Potrebbe... Vediamo un po' perché. A parte che eh, la palla era lunga, non so, con coi piedi così. Non ho preso in rigore. Rigore non sono perché vabbè, chiaramente beh, diciamo, non l'ha preso di piede volontariamente. Lui ha tentato di prendere beh, con le mani e poi è scherzato. volontariamente con un tiro da è, è 20 metri. C'è cioè, tutto il tempo di provare a metterci le mani quindi l'ha fatto involontariamente. Infatti, non gli ha dato due minuti danno rigore. sì probabilmente adesso. Col fatto che la porta era vuota del certo, nuovo regolamento oh, ga, potrebbe prevedere che di questo. Occasione però, è, oh, grande che Infatti, non ha dato i due minuti che vuol Intanto, dire che non era volontario. Tiro del 7 metri ancora per Sonnerer. A tempo fermo, chissà questa parata qua. Ah, che peccato! La tocca arriva nel frattempo buttato nella misca ma non riesce a fermarla. C'è solo Polzano un stanno che arriva secondi, a meno uno. Meno uno. La notizia 24, positiva 23. è che recuperiamo il giocatore fuori per due minuti, quindi abbiamo tutti gli effettivi tutti in campo. Sì, abbiamo tutte, tutte marcature. Ora uomo. marcatura uomo per il Bolzano a tutto campo, un minuto al termine. Salvati Bassanese, mazza. fischiato un pallone in attacco, sì, cosa manca? 45 secondi. Passi. Passi! Palla recuperata da Cassano. Tieni la palla Federico. Non ci pensare ah, Che errore bene. E Bolzano butta via la partita. 29-2. Bolzano specca la palla al passivo di Pareggio, però è ancora lunga. 25 no. secondi al termine. Non bisogna indurre al passivo. Dorio per Salvati eh sì. che va a realizzare la rete della, della vittoria. possibile vittoria e va fuori e finisce 52 il Cassano vince 25-23 Bolzano butta via tutto nel finale ed è la prima vittoria per il Cassano in questa stagione 21-22 cominciata con un calendario pesantissimo con Versano in Supercoppa Sassari, Brixen ancora con Bressano nelle prime tre giornate del campionato. La quarta giornata sembra un paradosso dirlo. Ma la, la, il match più abbordabile era quella con una squadra dal blasone del Bolzano. Ma i nostri ragazzi finalmente si sbloccano, guadagnano i primi due punti meritatissimi perché sono sempre stati in vantaggio. Sì, sì, certo. Il Bolzano ha inseguito tutto il match, ha raggiunto solo due o tre volte il pareggio, ma non è riuscito mai a mettere la testa avanti. Eh, vittoria importantissima e meritatissima da parte dei nostri ragazzi veramente una vittoria di cuore Luca in certi momenti topici Toppici veramente hanno ribaltato completamente da prendere un gol a farlo, magari con Portiere fuori ma tutti loro voluti fino alla fine molto buono, da uno, è uscito Sascha per tre falli ma hanno tenuto lo stesso, hanno tenuto il gap hanno cambiato giocatori giovani ma hanno dato il loro contributo in un momento importante Tante Bella di sia prima del match con uh, l'infortunio giovedì di Nicoci quindi era a referto ma lo vedete due dito fasciate non è mai entrato in campo, l'abbiamo visto dare indicazioni a Collez quindi aiutare le scelte tattiche dell'allenatore e soprattutto parlando di scelte dell'allenatore mi piace ancora una volta sottolineare il coraggio dimostrato da Collez sì. in alcuni fangenti come del match sì. e quindi merito a lui e come ho detto prima grande merito di Luca Monciardini perché sì, sì, veramente sì, sì, sì. ha piazzato lì 5-6 parati importanti che hanno permesso ai suoi di giocare con calma perché dici va bene comunque dietro c'è uno che ci infatti, toglie quello infatti. che non riusciamo a fare noi, quindi, quindi una storia importantissima massa, che sanno che finalmente si sblocca il giovane, che il giovane Lazzari, che ha dato anche lui un contributo molto importante. Bene, speriamo di Eccolo avervi qua. raccontato in maniera spero lucida sì, le emozioni in campo ma anche quelle fatta. che stiamo provando noi ce in cabina di regia fatta. ed ora andiamo a salutare tutta la, la crew quindi ringraziamo nuovamente Davide Cenci la telecamera, sì, Davide vito. Bianchi e Tastini e noi qua Eccoci in voce salutiamo lo sciacallone Salutiamo Cassio e, e Luca che e vi e hanno raccontato se... le emozioni di questa partita. E io saluto Luca e tutti gli altri. Ciao, ci siamo e divertiti. Buona palamano a tutti. Ci salutiamo. Ciao, Ciao vitane.